sta tutta l'emozione. È bello indossare sta maglia e fa piacere pure. È una cosa, un'esperienza in più, penso che voi di solito a questa età ancora non avete provato tante volte. Sì, sì, è un'emozione bella e fa piacere pure conoscere altri tipi di persone. Hai giocato quest'anno con la Ternana, sei partito dai tuoi coetanei, sei arrivato fino alla primavera, quindi cioè, giocando con gente più grande sotto età, cosa ti sta dando in più questa esperienza? Beh, sta dando molto e mi aiuta a crescere sul piano sportivo e come persona. Sicuramente questi sono ragazzi giovani del 99 che di anno in anno possono fare dei miglioramenti incredibili, quindi mi auguro che nel loro settore giovanile possano curare questo aspetto, perché il ragazzo è strutturato bene fisicamente. Ecco, magari quando si hanno portieri bassi si va alla ricerca di portieri strutturati diversamente, magari sono più reattivi, più rapidi nelle parti a terra. Però oggi il calcio ci dice che le strutture fisiche si sono alzate, quindi l'importanza del lavoro del settore giovanile è che questi istruttori debbano lavorare appunto, ecco, su queste determinate situazioni che possono capitare in palle basse, quindi reattività. Come modello, come stimolo per arrivare a essere un professionista, chi segui? C'è qualcuno in particolare? Buffon. Tra i giovani invece, tra i giovani portieri, cosa mi dici? Di quelli che stanno crescendo adesso nel calcio italiano, segui qualcuno in particolare? Brignoli, che adesso è portiere della Ternana, che poi penso andrà alla Juve anche lui.